Perché sei diventato papa? Perché ci sono i colpevoli, uno dei colpevoli è questo. Chi sono quelli che eligono il Papa? Pensate bene, chi sono? Forti, i cardinali. Don Agostino è un cardinale. Il vicario di Roma, e lui era fra quei 116, 115 che erano riuniti lì per eleggere il Papa. Capito? E loro si riuniscono, parlano fra loro, pensano, ma pensiamo a questo, pensiamo a questo. E questo ha questo vantaggio, questo ha un altro vantaggio, e ragionano, ma soprattutto, e questo è il più importante, si prega. Papa Francesco parla spesso del 13 marzo del 2013, il giorno della sua elezione a vescovo di Roma, nelle sue catechesi dialogate con bambini e ragazzi delle parrocchie della sua diocesi. Lo ha fatto anche nelle ultime due occasioni, in prossimità del quarto anniversario dell'elezione. Lo ascoltiamo mentre racconta quello che fanno i cardinali durante il conclave ai bambini della parrocchia di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù a Castelverde di Lunghezza, periferia est di Roma, il 19 febbraio di quest'anno. Parlano fra loro cosa ha bisogno la Chiesa oggi, è meglio per questo è meglio una personalità di questo profilo o di quell'altro, ma tutti ragionamenti umani. E il Signore invia lo Spirito Santo e lo Spirito Santo aiuta aiuta all'elezione. Chi è la persona più importante in quel gruppo? Chi fa il Papa? Pensate bene, eh? Chi è? Forte. No, il Papa non è fatto ancora. Dio, lo Spirito Santo, che tramite il voto fa il Papa. E poi quello che viene eletto forse non è il più intelligente, forse non è il più furbo, forse non è il più sbrigativo per fare le cose, ma è quello che Dio vuole per quel momento della Chiesa. Pensieri e considerazioni che hanno sicuramente accompagnato Jorge Mario Bergoglio, il Papa che i cardinali sono andati a prendere in Argentina, quasi alla fine del mondo, prima di affacciarsi dalla loggia della benedizione e presentarsi al mondo come Papa Francesco. E il vescovo che si è inchinato per ricevere la benedizione del suo popolo riprende il filo del racconto e lo completa idealmente domenica scorsa, 12 marzo, nella parrocchia di Santa Maddalena di Canossa, nella Borgata Ottavia. Lo fa rispondendo a Patrizio, che gli chiede se è contento di fare il Papa o se avrebbe preferito essere sacerdote in una piccola parrocchia. Gesù sceglie chi vuole che faccia il Papa in questo tempo. In un altro tempo sceglie un altro e un altro e un altro. Ma la domanda a me, che sono stato scelto per fare questo lavoro, piace o non piace? A me piace e piace anche. Mi piaceva anche quando ero parroco in una parrocchia, era rettore della facoltà e anche parroco, tutti e due. Mi piaceva tanto. E mi piaceva anche fare scuola di catechesi, la messa ai bambini. Mi piaceva. Sempre essere sacerdote è una cosa che a me è piaciuto tanto. Così, che è più bello, fare il papa o fare il prete? Pensate bene, eh? Che è più bello? Non avete capito? Tutte e due è quello che Dio vuole. Eh? Quello
quello che Dio vuole, quello che il Signore ti dà è bello, perché quando il Signore ti dà un compito a fare, un lavoro, essere pastore di una parrocchia o di una diocesi, o fare il papa, pastore lì, ti dà un compito. E che cosa ti chiede il Signore quando ti fa parroco, ti fa vescovo? Che cosa ti chiede? Che fai? De fare che cosa? Di portare la pace. Portare la pace? Chi di più? Forte. Amare, fare comunità d'amore, che tutti si vogliano bene.